Amici dell'Eco, benvenuti nella nostra redazione. Da poco sono terminati i funerali in suffragio di Fabio Limongi. C'erano tante persone, tante associazioni. Nella chiesa di San Nicola vi sono stati degli spunti davvero molto importanti che i sacerdoti hanno offerto alla comunità. In particolare trasmetteremo alla fine di questo mio dire un pezzetto dell'omelia di Don Vincenzo Iacovino, particolarmente ispirato e particolarmente profondo. Tra l'altro, dobbiamo ricordare oggi un'altra persona che è venuta meno, una persona di Lauria che è venuta meno in queste ore, Domenico Carlo Magni, una persona anche in questo caso ben voluta, uno sportivo, una persona impegnata nel volontariato, davvero un bravo, bravo ragazzo, 46enne, che purtroppo all'improvviso è venuto meno. Davvero, insomma, piange il cuore nel dare queste brutte, bruttissime notizie. Come dicevamo ieri, provando a voltare pagina, provando anche ad essere brevi, perché i lettori ci evidenziano la necessità di essere più brevi in questi collegamenti e noi proviamo a farlo, ma non è facile poi concentrare tutto in pochi istanti. Questo pomeriggio vi sarà un incontro sul turismo e sulla cultura tra la Valle del Mercure, nella Valle del Mercure e nella Valle dell'Ao, così come lunedì ci sarà un incontro dedicato al libro di Ginetta Scaldaferri. Proprio di Ginetta Scaldaferri vogliamo parlare perché nelle anticipazioni che facciamo che riguardano il giornale dell'Eco in edicola vi è un bell'articolo sulla nevi fatto da scritto da Ginetta sulla nevicata del 1956. Ci sono dei ricordi molto belli, c'è un articolo che sicuramente travalica, insomma, la quotidianità, ma diventa in qualche misura un documento storico. Ginetta sta pensando seriamente di raccogliere tutto questo materiale che sta pubblicando sull'Eco in un volume apposito. È una bella notizia, è una bella idea perché diventa un modo ulteriore per non disperdere tanta conoscenza e tanti ricordi e tanti fatti che sono accaduti sul nostro territorio. Bene, io mi fermo qui. Tra l'altro, invitandovi ad ascoltare le rubriche del fine settimana, io vorrei evidenziarvi la rubrica di Gerardo Melchionda, davvero interessantissima, sia per quanto riguarda un po' l'aspetto, diciamo, civile, no? Una serie di approfondimenti che riguardano l'attualità, e allo stesso tempo vi è poi quella rubrica legata al cosmo, legata alla scienza. Oggi si è parlato di Saturno e davvero è affascinante, ecco, raccontare di questo pianeta così bello, così è meraviglioso, affascinante davvero. Ecco, così come poi non dimentichiamo le altre rubriche, quelle del Vescovo Orofino, così come quella del Senatore Pittella, che tra l'altro ieri sera ha ben figurato nella trasmissione di Barbara Palombelli su Rete 4. Bene, io vi saluto e a presto, a domani per una nuova fascia informativa. Che lui è il Dio della montagna, cioè è lui l'onnipotente, non siamo noi. Questo lo dobbiamo tenere sempre presente. Come dobbiamo tenere presente che la vita è un sacrificio. Abramo riesce anche a dire di sì a quel sacrificio del figlio.
E Fabio nella sua vita si è sacrificato, perché salire una montagna non è una cosa semplice. Ci vogliono allenamenti, ci vuole tanta attenzione, ci vuole tanta fatica. Sono tante nottate di sonno che si perdono, tante giornate, c'è tanta stanchezza. Allora questo che cosa ci richiama e che cosa ci dice Fabio, discendendo dal Monte Sirino così frettolosamente? Che la vita è fatta di sacrifici, che la vita è fatta di sofferenze. Non la possiamo eliminare la sofferenza. Stiamo attenti a non dire né pensare che magari facendo quello che ci pare e piace noi siamo contenti e eliminiamo in questo modo la sofferenza. La sofferenza va vissuta e va vissuta bene se vogliamo raggiungere traguardi belli della vita. Se lui è riuscito a scalare le montagne è perché ci ha messo tanto coraggio, tanto eroismo, ma anche tanta costanza e tanta fatica. Questa è la vita. È un insieme di momenti faticosi che noi chiamiamo sofferenza, che può essere una sofferenza fisica, una sofferenza morale, una sofferenza spirituale. Questi momenti vanno affrontati e vanno vissuti bene, per essere poi soddisfatti in questo modo che noi realizziamo la nostra esistenza. Fabio poi aveva anche un interesse per gli altri e ci teneva che gli altri osservassero le regole. Per cui prima di incominciare le escursioni o quanto faceva il maestro di sci, lui diceva agli altri come si dovevano comportare. Dava le indicazioni, che sono le regole. Le regole tante volte danno fastidio, ma sono importanti. Avete visto questa mattina, ieri, quante indicazioni abbiamo dato perché fosse un momento bello anche questo momento dell'esempio. Le regole vanno osservate. È chiaro che costano un po', richiedono un po' di sacrificio, tante volte ci danno fastidio e cosa, ma sono fondamentali. E come sono fondamentali le regole per queste cose piccole, così sono fondamentali le regole per la vita. E il Signore, se ci ha dato i 10 comandamenti, non ce l'ha dati per proibirci di fare qualche cosa, ma per aiutarci a vivere bene. Perché le leggi sono un aiuto, perché noi possiamo realizzare in pienezza la nostra esistenza umana. E poi c'è la bellezza. Quando uno sale sulla montagna c'è la soddisfazione, c'è la contemplazione, c'è lo stupore, perché uno si trova a vedere, ecco, i riflessi di Dio proprio in ciò che esiste. La creazione, che è l'opera di Dio. San Tommaso diceva che attraverso le opere di Dio noi possiamo arrivare al Creatore. Per cui quant'è che noi possiamo poi renderci conto di quello che è la bellezza del mondo? Quando scendiamo dalla montagna, quando raccontiamo, quando diciamo agli altri io ho visto qualcosa di eccezionale e ringrazio Fabio perché mi ha accompagnato lì sulla montagna
e mi ha fatto vedere qualcosa di veramente bello. Sono veramente contento, sono soddisfatto, mi è costata questa scalata, però è stata tanta bella e grande la soddisfazione che io me ne sono ritornato. Adesso pieno di gioia e vi racconto questa gioia. La vita è il racconto della gioia, per cui Fabio ci ha insegnato a faticare, a lavorare, a sacrificarci, però alla fine a essere anche soddisfatti. E quando noi siamo soddisfatti e raccontiamo la nostra soddisfazione, allora noi trasferiamo nell'altro il bello e quindi trasferiamo nell'altro Dio stesso, che è la bellezza infinita. Tutto questo Dio lo ha realizzato attraverso la sua morte e la sua resurrezione. E allora il regno di Dio è incominciato ad essere presente in mezzo a noi e si realizza ogni giorno della nostra esistenza. E noi diventiamo piccoli costruttori di questo regno di Dio se teniamo presente queste indicazioni e se le mettiamo in pratica. Io ho conosciuto Fabio, come l'ha conosciuto Don Biagio, come l'ha conosciuto il Vescovo, insieme alla sua sorella Claudia, quando hanno incominciato un'attività a vendere, a fare, quindi a cucire i vestitini della prima comunione insieme alla mamma. Allora venivano a chiedermi di essere aiutati in questa attività e quindi hanno incominciato e con gli abiti degli sposi e con quelli delle comunioni a utilizzare il colore bianco, che è il colore per noi della Chiesa, della gioia e il colore della festa. E il bianco della neve è diventato poi un simbolo per il nostro Fabio. Per questo lui è risalito sulla montagna di Dio, che è il paradiso, in un luogo che si chiama la Madonna della Neve. E si dice questo santuario. Ed è una cosa bella anche ricordare a tutti quanti noi che i cristiani nel Medioevo, proprio perché hanno avuto sempre questo concetto della montagna come il luogo della presenza di Dio, hanno incominciato a costruire i santuari dedicati alla Madonna sulla montagna, perché la Madonna è la tota pulcra, la tutta bella. Allora, per poter incontrare la Madonna bisogna andare nel luogo dove c'è Dio, perché lei è la piena di grazia, la piena di Dio. Ecco perché noi siamo anche certi che Fabio in questo momento, per aver aiutato tante persone a scoprire il bello, oggi gode ed è immerso nella bellezza più grande, che è la bellezza di Dio.